Ok, allora riguarderò la ricetta dal telefono e vi dirò il quantitativo, poi vi lascio comunque la ricetta qua sotto. Allora, bisogna prendere 3 uova. Se riuscissi ad aprire il pacco sarebbe già una cosa buona. Questo è mio padre, che guarda la partita. Allora, prendiamo 3 uova. 1, 2 e 3. Ok, le uova le possiamo mettere via e uniamo lo zucchero. Lo zucchero dovete metterne 150 grammi. Però nel frattempo che lo unite, sbattete con le fruste elettriche, quindi cominciate a sbattere inizialmente le uova e poi aggiungete lo zucchero. Pieno di bollicine, vi faccio vedere più o meno così con le bollicine. Ok, a questo punto aggiungete 100 ml di olio di semi, io oppure olio d'oliva. Io vi consiglio l'olio di semi perché ha un gusto meno forte rispetto all'olio d'oliva, però io non ce l'avevo, quindi ho usato l'olio d'oliva, non so niente. E 300 g di yogurt greco. Io sto facendo questa ricetta perché mia mamma ha sbagliato, mi ha comprato lo yogurt greco invece che lo yogurt normale. Io non mangio lo yogurt greco, cioè lo uso solo per le preparazioni, quindi non sapevo che farmene e allora ho detto prepariamo un dolce. Poi con le fruste al minimo sbattiamo. Aggiungiamo il lievito, una bustina, okay. E mi sembra 300, ma controllo, no infatti era 280, 280 grammi di farina. Teoricamente vi dicono di setacciarla e io di metterla poco per volta, ma secondo me se usate le fruste e le usate ad una potenza abbastanza alta non c'è bisogno di fare nessuna delle due cose perché le fruste fanno già da sé. Ok, possiamo staccare le fruste perché non ci servono più. Vi faccio vedere più o meno com'è il composto. È fatto così. Adesso teoricamente la torta potrebbe terminare qui, però c'è scritto che si può o farcire dopo che l'avete fatta, quindi con la marmellata, Nutella, quello che volete, o metterci delle gocce di cioccolato. Io non voglio farcirla perché voglio prenderla semplice, ma ci aggiungo il cioccolato. Sarebbero meglio le gocce perché sono più pratiche, ci mettete meno tempo. Io non so esattamente quanto cioccolato sto mettendo, ho preso un Galak, quindi cioccolato bianco, e della cioccolata fondente che avevo avanzata, l'ho triturata e la inserisco. Comunque vi consiglio il cotto cioccolato perché sono più pratiche, più veloci, però io non so perché le ho comprate ma non le trovo. Ora non vi dico di sbattere, cioè se avete le gocce di cioccolato potete sbattere con le fruste tranquillamente perché le gocce di cioccolato non si disintegrano, ma essendo che io ho messo il cioccolato mescolo con la frusta, così intanto vado a recuperare anche la farina che è rimasta sui bordi. Ovviamente la mia, come si chiama questa, spatola è rosa. Che male. Sono stato male qualche calciatore.
Poi, allora, qui dice di mettere in una tortiera di 20-23 cm di diametro, io non so esattamente quanto sia la mia, e di metterci la carta forno. Io non mi trovo la carta forno, mi trovo meglio ad imburrare, forse perché non volevo utilizzare il burro questa ricetta. Però, sinceramente, anche io tendo a non utilizzare il burro nelle ricette, a parte tipo nella pasta frolla, che a volte faccio all'olio in realtà. Però, per ungere, secondo me, cioè, sempre meglio il burro, massimo massimo l'olio, però la carta forno veramente non si può sentire. Ora, io penso che questo comunque sia il diametro giusto, perché a vederla mi sembra abbastanza giusta. Ok, questa spada è pazzesca, non l'avevo mai utilizzata, ma raccoglie benissimo. Ok, sono tutta sporca. Ora appiattisco un po' il composto. Appiattito il composto e adesso voglio provare una cosa che non so se andrà bene. Quando sono andata alla Lidl, tipo verso il periodo di Natale, ho comprato questi mini biscotti. Scusate ragazzi, si è scaricata la batteria. Dicevo, ho comprato questi biscottini che c'è scritto che sono perfetti per decorare torte, dessert e gelato. Qua però fa vedere tipo il frosting dei cupcake, non fa vedere la torta in sé, però io proverò ad utilizzarli, perché se no io compro queste cose però le utilizzo mai, perché mi piace. Vediamo come sono fatti. Oh, ma che carini, molto carini. Ok, ce li mettiamo sopra un po' alla cavolo di cane. Ho riempito la torta, va. Rendiamolo un po' più croccante. Ok, io ho letteralmente riempito la torta e adesso la in forno, a forno statico, 180 gradi, preriscaldato ovviamente. Ora vi dico per quanto, ma mi sembra 40 minuti. Controllo sul telefono e vi so dire. Allora, intanto non so cosa inquadrare. Sì, 40 minuti, ovviamente poi provo a stecchino. Ed ecco la torta una volta completata. Adesso vi faccio vedere com'è al taglio. Al taglio risulta così, quindi abbiamo i pezzi di cioccolata, si perdono un pochino i biscottini, ma poco importa. E niente, ora direi che la ricetta è riuscita e un bacio.